Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Rosy, per chi non mi conosce, e oggi andremo a parlare di alcune abitudini che io ho soprattutto quando ho il sapone alga. Anche se a volte è veramente introvabile, ma io quando lo trovo prendo sempre più panetti, mi trovo benissimo col panetto. E la prima cosa che vado a fare, importantissimo per me, è quello di andare a pulire la pianta. Come prima cosa io passo tipo un panno, quello che appunto prende polvere. Voi non ci crederete, ma anche se l'ho fatto ogni settimana, credetemi, il panno vi diventa nero dalla polvere. Anche le piante si sporcano naturalmente. Allora, io sinceramente ho iniziato a lavoro e l'ho trascurato un pochettino, ho ritardato di qualche settimana, perché di solito almeno una volta ogni 10 giorni, vado a pulire le piante. Quindi, dopo che passo il panno, guardate che è nero, passo bene in tutte le foglie, il panno, e poi andiamo a fare, la miscela. Io già, sinceramente ce l'ho pronta. Allora, volevo farvi vedere, questo è lo spray che io ho creato col sapone alga. Già ce l'ho da tanto tempo perché è una cosa che quando io compro il sapone alga me lo metto sempre una boccettina, così da passare ad ogni foglia. Come sapete, grazie alle sue proprietà detergenti e insetticida, possiamo usarlo contro la fumagine e contro i parassiti come acari. Alcuni tipi di coccinie e altri piccoli insetti in grado di succhiare la linfa della pianta. Io da quando utilizzo il sapone alga sulle piante vedo che mi durano veramente tantissimo, che vivono bene, che stanno bene. Prima veramente non avevo il pollice verde. Non so se questo fa differenza, ma secondo me sì. Il sapone alga mantiene veramente bene la nostra pianta. Quindi è un passaggio importante che io non manco di fare. Io lo utilizzo veramente per tutto il sapone alga, infatti vi lascerò in descrizione alcuni video dove utilizzo il sapone alga. Oggi ci andiamo a occupare delle abitudini che faccio quasi ogni settimana col sapone alga, come questo, diciamo, pezzo delle macchinette del caffè. L'unico modo che io riesco a pulirla, smacchiarla, è solo con il sapone alga. Credetemi che il risultato è sorprendente, perché io ho provato migliaia di detersivi veramente e nessuno mi toglie, come il sapone alga, la macchia del caffè. Veramente un potente sgrassante e smacchiatore anche sui vestiti. Altra abitudine. Allora, io lo passo anche sui muri. Vi sembrerà strano, ma credetemi, mi ci trovo benissimo. Poi passo un panno soltanto con acqua e levo i residui. E ragazzi, mi viene il muro veramente pulito. Allora, un'altra cosa che vado a fare, ve lo faccio vedere anche negli altri video, però ripeto, questo video è incentrato su delle abitudini che vado a ripetere sempre. Allora, lo uso sulla rubinetteria, non solo è perfetto come anticalcare, ma ragazzi, veramente vi lascia un acciaio lucidissimo e poi mi piace l'effetto goccia, e praticamente mi fa durare di più il rubinetto lucido. Lo so che in commercio ci sono altri prodotti ideali per la rubinetteria, però vi devo dire che col sapone alga ho quella sensazione che la patina che si crea sopra mi fa durare di più la rubinetteria lucida, diciamo. Quindi amo usarla ed è un'abitudine sana. Poi vabbè, vado a lavare sempre il lavandino perché è ottimo anche a lavare i nostri sanitari. Ad
Allora, è sugli specchi, mi è stato chiesto anche negli altri video, dove appunto le faccio vedere, se lo uso su specchi e vetri. Sì, ragazze, io lo uso, dipende anche, come noi dosiamo. Qui ho usato quello a spray, guardate come viene benissimo. Basta poi dare una bella risciacquata e asciugare bene. A me piace tantissimo il risultato, può piacere a alcuni perché magari dà fastidio risciacquare, ma io sinceramente vi devo dire che uso anche prodotti per il vetro, ma mi trovo bene anche nel saponarli, mi piace, mi dà quella sensazione di più pulito. Adesso andiamo a ricreare, appunto perché è una mia abitudine, mi piace tantissimo, essendo che è veramente ecologico questo sapone, vado a mettere delle perle, ve l'ho fatto vedere anche in qualche altro video, ma oggi quello che si tratta in questo video è proprio quello delle abitudini che io ho sempre, perché poi, devo dire la verità, col sapone alga io lo uso davvero per tutto. E quindi vado a per creare questo panetto e lo uso come, diciamo, come sapone messo nel WC, veramente emana anche profumo. E quindi per me è ideale. Questa è una sana abitudine che io ho. Allora, io vi ho fatto vedere alcune delle mie abitudini, ma vi invito ad andare a vedere il mio Saponato canale qui o quindi puoi andare in andare a descrizione dove vi dare farò trovare un'occhiata tutti i sul video mio girati canale, sul in sapone descrizione vi alga farò per trovare tutti gli tutti i altri video utilizzi utilizzati che non avete perché visto qui. veramente è Veramente, stupendo quello che questo fate. sono le Qui dietro caratteristiche di questo troverete meraviglioso sapone. naturalmente Al tutti gli prossimo video. ingredienti. Come sapete,